Trapani in festa, fervono i preparativi per le manifestazioni religiose che caratterizzano il mese di agosto nel segno della tradizione. Buon lunedì e ben ritrovati. La città dunque si prepara a festeggiare i suoi protettori, Sant'Alberto e la Madonna. Vediamo. Agosto per i trapanesi è il mese mariano per eccellenza. Dal 1 di agosto inizia la tradizionale quindicina, ovvero i tradizionali viaggi. Da mercoledì vedremo giungere in città flotte di fedeli che arrivano anche dalle località vicine e per 15 giorni faranno il percorso, talvolta anche scalzi, dalle loro abitazioni al santuario. Ci si mette in viaggio alle prime luci dell'alba per evitare il caldo. Il santuario è aperto dalle 5:30 del mattino per l'accoglienza dei fedeli. Alle 7 la Santa Messa, che verrà celebrata fino alle 19 del pomeriggio, subito dopo il Rosario, che ha inizio alle 18. Dal 5 al 9 di agosto si festeggia Sant'Alberto, patrono della città. Questo il programma. Lunedì 6 alle 10 la celebrazione eucaristica nella Basilica dell'Annunziata con il tradizionale rito della benedizione dell'acqua e la distribuzione del cotone rimasto per un intero anno all'interno del cranio della reliquia del santo. Alle 20 la statua sarà trasportata in processione in cattedrale dove verranno consegnate le chiavi della città. Martedì alle 11 in cattedrale Santa Messa officiata dal Vescovo, alle 20:45 la statua verrà portata in processione per le vie del centro, alle 23 da Palazzo Cavarretta i tradizionali botti. Giovedì ancora una processione per riportare al santuario la statua di Sant'Alberto. Torniamo tra poco sempre in diretta con i nostri TG. Fermati due pescatori di Frodo, avevano fatto razzia di ricci di mare ma sono stati bloccati dalla polizia stradale di Trapani mentre facevano rientro a Palermo. 3 mesi di attività, il comandante del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani ha illustrato i risultati conseguiti con l'operazione Strade Sicura. La moglie l'accusa, la nuora lo scagiona. Imputato di violenza sessuale, un uomo di Campobello di Mazara è stato assolto dal tribunale. Il servizio nella prossima edizione. Nel segno della buona cucina si terrà nel prossimo fine settimana a San Vitolo Capo la manifestazione Bagli, Olio e Mare, i dettagli, sempre nella seconda edizione. Per il TG Sport, buona la prima, con un gol di Evacuo, il Trapani vince la gara di Coppa, si apre una settimana decisiva per lo scenario complessivo di questa stagione. La conferenza dei capigruppo al Consiglio Comunale di Trapani ha dato il proprio nulla osta per la diretta streaming dei colloqui orali per il bando relativo all'assunzione degli ausiliari del traffico. Ne parleremo nel nostro approfondimento di oggi. Ben ritrovati, 3.000 ricci di mare sono stati sequestrati dalla polizia stradale. Vediamo. Avrebbero fatto razzia di ricci di mare pescandone 3.000 esemplari. I due sub però sono stati bloccati dalla polizia stradale di Trapani mentre stavano facendo rientro a Palermo. L'auto sulla quale viaggiavano è stata intercettata lungo la bretella autostradale che dall'aeroporto di Birgi conduce in direzione del capoluogo siciliano. Ad insospettire gli agenti della Poststrada, un carrellino trainato dalla macchina che è stata fermata. I poliziotti hanno così rinvenuto i ricci di mare e per il conducente è scattata una multa di 4.000 euro. I ricci sono stati poi rigettati in acqua con l'ausilio di una motovedetta della Guardia Costiera. Il comandante del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani traccia un bilancio dell'operazione Strade Sicura. Si è svolto a Trapani il passaggio di consegna del comando del raggruppamento Sicilia Occidentale tra il colonnello Agostino Piccirillo, comandante del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani, e il colonnello Antonio Sottile, comandante del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo. Il colonnello Piccirillo, durante il cambio, ha esposto ai lusinghieri resultati raggiunti dagli uomini e donne impegnati nell'operazione Strade Sicure in questi 3 mesi.
quasi 4.000 pattuglie effettuate, con circa 250.000 chilometri percorsi, un arresto, un elevato numero di persone controllate e identificate, nonché numerosi interventi a favore della popolazione nel corso di emergenze improvvise, quali incidenti stradali o malori. Risultati che hanno confermato il sostanziale apporto alla sicurezza dei cittadini fornito dai militari dell'esercito italiano. Torniamo a parlare di rifiuti. Attive da oggi in città le postazioni fisse per la raccolta differenziata. Attive da oggi le postazioni fisse per la raccolta differenziata, 5 punti di raccolta di vetro, carta, plastica e umido dislocati in diverse zone della città. Gli operai della Trapani Servizi saranno operativi dalle 8 alle 12 in via Puglia e Fontanelle Milo nella zona del Campo Sorrentino. Nel pomeriggio, dalle 13.30 alle 17.30 in via Virgilio, area accanto al mercato del contadino, via Convento San Francesco di Paola e via Baldassare Sardo Villa Rosina. Presso i punti di raccolta, i rifiuti differenziati, ad esclusione dell'umido, verranno pesati in modo da ottenere gli sconti sulla Tari. I cittadini devono registrarsi presso gli uffici del centro raccolta che insiste sul lungomare Dante Alighieri. Il servizio, ha spiegato l'amministratore unico della Trapani Servizi Carlo Guarnotta, sarebbe dovuto partire prima, ma la data è slittata a causa della mancata consegna per tempo delle attrezzature necessarie per la pesatura dei rifiuti. Torniamo dopo la pubblicità con una nuova edizione. La moglie l'accusa, la nuora lo scagiona. Imputato di violenza sessuale, un uomo di Campobello di Mazara è stato assolto dal tribunale di Marsala. Nel segno della buona cucina si terrà nel prossimo fine settimana a San Vito Lo Capo la manifestazione Bagli, Olio e Mare. Per il TG Sport, buona la prima con un gol di Evacuo, il Trapani vince la gara di Coppa. Si apre una settimana decisiva per lo scenario complessivo di questa stagione. Ben ritrovati con una nuova edizione. Accusato di violenza sessuale dalla moglie, viene assolto grazie alla testimonianza della nuora. Per sbarazzarsi del marito e correre tra le braccia dell'amante, si era inventata di essere stata vittima di violenza sessuale a suo dire perpetrata dal consorte, che così è finita la sbarra. Mi ha aggredita, minacciata, picchiata e spogliata, il racconto della moglie. Ma l'uomo, un campobellese di 58 anni, è stato assolto grazie alla testimonianza della nuora, che in aula ha rivelato della tresca che la suocera aveva con un altro uomo. Dopo la testimonianza della donna, il pubblico ministero Antonella Trenito ha chiesto l'assoluzione dell'imputato. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Marsala. Giovanna D'Antoni è il nuovo presidente delle associazioni cristiane lavoratori italiani della provincia di Trapani. È stata eletta dal Consiglio provinciale, riunitosi sabato, alla presenza del presidente regionale ACLI Sicilia, Stefano Parisi. Prende il posto di Giuseppe Peralta, annunciando che porterà avanti l'incarico affidatole nel segno della continuità. Le ACLI di Trapani, ha sottolineato, sono e saranno sempre al servizio della collettività con l'obiettivo di combattere la povertà e il precariato, lavorando nel territorio per dare ascolto ed accoglienza a chiunque bussi alla nostra porta. A Giovanna D'Antoni sono giunti gli auguri di buon lavoro da parte di tutti i rappresentanti dei vari settori delle ACLI trapanesi, tra i quali quelli della responsabile del coordinamento provinciale Donne ACLI, Francesca Spada. E continua sotto i migliori auspici la stagione del Luglio Musicale Trapanese, ancora un sold out ieri sera per L'importanza di essere franco di Mario Castelnuovo Tedesco. In scena al Chiostro di San Domenico c'è attesa intanto per l'esordio dell'Elisir d'Amore di Donizetti, in programma questa sera alla Villa Margherita. Vediamo. Mario Castelnuovo Tedesco, musicista toscano, ebreo, costretto a lasciare l'Italia per sfuggire alle leggi razziali, è stato autore di molte pagine di musica classica moderna, quando cioè il genere ha smesso di narrare semplici storie d'amore lacrimose per ispirarsi invece alla raffinata e ricercata letteratura del tempo.
E proprio ad un grande della letteratura europea si ispira Castelnuovo Tedesco per questa sua L'importanza di essere franco, che prende spunto da L'importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde. Una storia che gioca con il fraintendimento, caratteristica peculiare della commedia, con un linguaggio diretto, moderno, che il musicista omaggia, dando ai cantati una logica molto discorsiva. Esuberante e molto ben studiata la regia, che come spazio scenico coinvolge l'intero chiostro, con il risultato che molti spettatori finiscono quasi per ritrovarsi parte della scena stessa. Insomma, un gran bel lavoro questo L'importanza di essere franco, che arriva al coronamento del progetto Opera Studio, voluto dal Luglio Musicale, che ha visto tanti giovani partecipare e spendersi. In archivio la prima dell'opera di Tedesco, è già tempo di prepararsi ad applaudire il grande cast che questa sera sul palco del Teatro di Stefano della Villa Margherita porterà in scena la prima de L'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti. Un'opera che il regista ha ambientato sull'isola dei Pirati dei Caraibi, un lavoro teatrale dove tutto accade perché frutto dell'immaginazione di una bambina conquistata dalla lettura di un libro di avventure. Esperienza che non avrebbe mai vissuto in rete o sui cellulari. L'appuntamento è per questa sera alle 21. Domani, replica. Ritornano le iniziative estive di arte, cultura e spettacoli a Gibellina. In particolare ritorna il cinema Sotto le Stelle, che quest'anno propone la proiezione di 9 film di autori internazionali. L'11 agosto, una serata dedicata al cinema che racconta l'arte. Quest'anno il racconto cinematografico è dedicato a Vincent Van Gogh con un film animato Loving Vincent. La proiezione sarà preceduta da una degustazione di vini delle tenute Orestia di Lara Segna, proporrà anche spettacoli musicali e teatrali, musical, mostre d'arte e in ultimo, a chiusura della rassegna, il 26 agosto, La Notte Gialla, la sagra del melone giallo di Gibellina. 3 giorni all'insegna della buona cucina a San Vito Lo Capo con la manifestazione Bagli, Olio e Mare. 3 giorni di festa e sapori da venerdì 3 a domenica 5 agosto con la rassegna Bagli, Olio e Mare che animerà Baia Santa Margherita, angolo di costa di San Vito Lo Capo, tra Castelluzzo e Magari. La manifestazione è organizzata dal Comune in collaborazione con l'Associazione Turistica Culturale Castelluzzo e Slow Food di Trapani. Allora, la manifestazione si articolerà in questi 3 giorni che vanno da venerdì, sabato e domenica, dalle ore 12 fino alle ore 15 e dalle ore 20 fino alle ore 23. Presso Baia Santa Margherita ci sarà la degustazione per la manifestazione Baglioli e Mare. Sono coinvolte altre location come Castelluzzo ad esempio? Sì, presso il Baglio Don Bartolo ci sarà altre 2 serate in una serata ci sarà il wine tasting e nell'altra serata del sabato ci sarà l'oil tasting con apericena e musica dal vivo. Serata ieri di proiezioni per Cinema da Mare Erice 2018, il festival con cui si è aperto questa sera, ieri sera, il programma di Erice Estate 2018. A fare gli onori di casa la sindaca Daniela Toscano e il direttore artistico della Fondazione Erice Arte Pier Vittorio De Mitri, assieme al dirigente del settore cultura Totò Denaro. Ospite d'onore la regista tedesca Margaret von Trotta, accolta da Franco Rina, direttore di Cinema da Mare. Il festival internazionale itinerante ad Erice per il 3° anno consecutivo. Assieme alla Von Trotta, Piazza San Giuliano, anche la regista Monica Maurer. Ad Erice, Margaret Von Trotta, vincitrice nel 1981 del Leone d'Oro a Venezia, ha presentato il film Rosenstrass, pellicola del 2003, esempio significativo di opposizione agli eventi dell'Olocausto. Ed è il giovanissimo rapper Angelo Sanna, in arte Pauz, il vincitore del Radio Music Contest che si è concluso ieri sera a Cornino. Una bellissima esperienza anche questa, nata da un'idea insieme a Impronta Musicale, quindi a Fernando Daidone, che abbiamo voluto fortemente in radio perché i contest insomma vanno in radio piuttosto che fare i talent in televisione. Vogliamo ricordare chi sono i vincitori. Il primo è un rapper, fra l'altro. È un giovanissimo rapper, viene da Porto Torres, dalla Sardegna. Si chiama Angelo Sanna, in arte Pauz. Ha dedicato veramente una bellissima clip a questo contest, un bellissimo brano, insieme poi a Shalom, che è una band di Marsala. E terza poi è stata una sorpresa, una ragazza di Comiso, Federica Bonifacio, che ha fatto veramente una bellissima canzone. Come funziona questo contest? Perché avete fatto una preselezione in radio e poi 3 serate dal vivo.
Il tutto è partito il 9 di maggio con la prima puntata in radio, sono state 10 le puntate, in ogni puntata abbiamo selezionato, ho fatto una prima scrematura iniziale di 80 passa artisti, siamo arrivati ai 24 che poi hanno praticamente fatto la gara in radio, per poi selezionarne ulteriormente 16, da questi 16 i 10 che poi sono andati in finale. Sul palco a condurre la manifestazione assieme a te? Due graditissimi compagni di viaggio, uno è Antonello Ferro, amico ormai da vecchia data, e soprattutto una scoperta che è Anna Tademo, una speaker inventata da noi in radio, e questo sono davvero contento. Era anche previsto un premio un po' più radiofonico per il brano, probabilmente quello che ha più ritmo da radio, no? Sì, abbiamo previsto il classico ormai premio della critica assegnato da RMC in questo caso, e l'abbiamo consegnato ad una ragazza trapanese, Chiara Adamo, una ragazza che ha veramente tanta stoffa, e naturalmente oltre al simbolo del premio abbiamo dato anche la possibilità di far ruotare la sua canzone per 6 mesi in radio, che non è una roba da poco. Grande partecipazione alla sfilata sulla scalinata di Ballata organizzata dalla Proloco di Erice in collaborazione con la parrocchia e le associazioni del territorio. Oltre 700 persone hanno assistito al defilé di abiti d'epoca a cura dell'associazione Piccolo Teatro Siciliano e gli eventi collaterali. Siamo davvero soddisfatti, hanno dichiarato gli organizzatori. Questa grande partecipazione ci sprona a fare meglio il prossimo anno. In attesa della seconda edizione lavoreremo affinché l'amministrazione completi la scalinata in modo che diventi luogo per eventi socioculturali che promuovono il nostro territorio ericino. Adesso le previsioni del tempo. Nel pomeriggio di oggi il cielo sarà sereno, con temperature comprese tra i 23 e i 31 gradi ed i venti provenienti da nord-est che soffieranno ad una velocità di circa 14 km orari. Il mare sarà calmo. In serata i venti continueranno a soffiare da nord-est. Per domani mattina il cielo sarà sereno, con venti moderati sempre da grecale. Le temperature minime saranno attorno ai 23 gradi, sui 32 le massime. Il mare sarà poco mosso, i venti si sposteranno a nord. Per gli appuntamenti su Telesud di questa sera alle 20.45 replica a mezzanotte una nuova puntata di Sport Sud il lunedì con Fabio Tartamella e Francesco Francioso. E poi alle 23 Seconda Repubblica si parlerà di Erice in studio, ospiti di Nicola Baldarotta, l'assessore Gianni Mauro, il presidente del consiglio comunale Paolo Genco e il consigliere Peppe Spagnolo. A tra poco con il TG Sport. Parliamo di calcio. Con un gol di Evacuo il Trapani vince la gara di Coppa, si apre una settimana decisiva per lo scenario complessivo di questa stagione. Vediamo. Sono bastati 10 minuti a Felice Evacuo per piazzare il colpo vincente, capace di stendere il campo d'Arsego e regalare al Trapani la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia. 1-0 il finale, meritato, davanti a 2000 spettatori, con una formazione imbottita di ragazzi della Berretti, soprattutto in difesa. Ha emanato un buon profumo di pulito questa squadra granata, vogliosa di collaborare e passarsi la palla, con Corapi migliore in campo a sorpresa fra i titolari. Dopo la rete del vantaggio, il Trapani ha concesso un paio di occasioni agli avversari per pareggiare. Nella ripresa, quando ci si attendeva che il campo d'Arsego potesse salire in cattedra per la migliore condizione fisica, i granati invece hanno sfiorato il raddoppio, soprattutto con le due traverse colte da Corapi. Il Trapani si qualifica e troverà adesso quel Cosenza che lo scorso anno ha sempre battuto i granate in campionato, coppa e playoff. Adesso si apre una settimana decisiva per la costruzione della squadra e degli equilibri del Trapani di questa stagione. Le parole del nuovo tecnico granata Vincenzo Italiano. Beh, io sono arrivato sabato alle 5, insieme ai collaboratori, anche Stefano, abbiamo condotto l'allenamento di sabato
Ieri abbiamo organizzato una rifinitura, non era in programma. Abbiamo dato 3-4 input per quanto riguarda quello che piace anche a me, però l'unica cosa che avevo chiesto ai ragazzi, non conoscendomi, non potendo incidere, era quello di andare in campo, dare tutto e cercare di passare il turno, perché fa sempre piacere vincere, fa sempre piacere prepararsi per avere un'altra partita importante come quella di domenica prossima. E niente, io sono contento solamente perché i ragazzi sono andati dentro, si sono impegnati. Era un momento dove so che prima di questa partita o prima del mio arrivo c'era un'area un po' non bella, invece i ragazzi sono tutti ragazzi seri e hanno dimostrato questo stasera. Streaming. La conferenza dei capigruppo al Consiglio Comunale di Trapani ha dato il proprio nulla osta per la diretta dei colloqui orali per il bando relativo all'assunzione degli ausiliari del traffico. Ben ritrovati, questo è l'argomento del nostro approfondimento di oggi. Dario Safina, vicepresidente del Consiglio Comunale, la conferenza dei capigruppo ha dato ampia disponibilità, ma era insomma normale che fosse così, per lo streaming dei colloqui in merito al bando di assunzione ATM per gli ausiliari del traffico. Ma io penso che tutto ciò che vada nel senso della trasparenza sia qualcosa che il Consiglio Comunale e l'amministrazione debbano difendere. Peraltro l'ATM ha preso atto anche di alcune delle osservazioni formulate al Consiglio Comunale e dunque mi sembra un buon viatico. I cittadini e gli interessati potranno vedere giornalmente quello che accadrà nei vari colloqui e potranno farsi la loro idea, fermo restando diciamo l'autonomia della Commissione nel giudicare le prove di ciascun partecipante alla procedura concorsuale. Mi pare un buon inizio. Oltre 1200 richieste per questo bando, c'è tanta fame a Trapani. Sì, Trapani è una città che vive, lo sapevamo, una crisi senza precedenti. È chiaro che un posto stabile come quello all'ATM, che oggi ha una solidità alquanto notevole, non può non destare l'attenzione dei cittadini e di quanti giovani soprattutto vedono difficoltà nel loro futuro. Noi ci auguriamo che con la nostra amministrazione si possa anche creare le condizioni per uno sviluppo diverso che riguardi i servizi, la cultura, l'innovazione tecnologica, il turismo, in modo tale da offrire ulteriori occasioni ai nostri giovani e alle nostre famiglie. Oggi pomeriggio invece riunione di Consiglio Comunale per il bilancio consuntivo. Sì, il Consiglio è chiamato a discutere e ad approvare nel più breve tempo possibile il bilancio consuntivo relativo alla gestione commissariale. Io ho avuto modo di guardarla, di discuterla insieme agli uffici, insieme ai revisori dei conti. È un bilancio che tecnicamente non mostra, rispetto al quale non vi sono delle perplessità. Ci sono magari alcune cose che se ci fossimo stati noi avremmo fatto diversamente, ma è chiaro che dobbiamo partire da lì per poi fare le variazioni di bilancio e poi mettere in campo quelle che sono le nostre iniziative. Solo una cosa che io dirò questo pomeriggio anche in Consiglio Comunale, lo anticipo: siccome il bilancio consuntivo serve a far capire, come dicono giustamente gli uffici, come abbiamo speso i soldi, chiederò all'assessore al bilancio, che in questo caso è anche il sindaco, e agli uffici per il futuro di predisporre delle relazioni che consentano realmente di capire quegli algidi numeri, perché altrimenti diventano, senza che qualcuno te li spieghi, diventano incomprensibili ai più.